Non abbiamo fatto scelte legate chissà quali fantasie che si sono create nella comunità, assolutamente no. Poi tutto il discorso è ricordabile, ma nel momento in cui bisogna evitare le decisioni, l'amministrazione deve assumersi anche la responsabilità della scelta e ce ne assumiamo tutta la responsabilità. Io non vorrei fare un dibattito perché non è questo lo scopo, però no, ma vedi, rientriamo sempre nel gioco della informazione. Io ricordo, sì, ma è anche un dato di fatto che più volte io posso citare degli esempi, se vuoi, ho sollecitato l'opposizione a partecipare a delle iniziative che avevamo prese. Poi l'iniziativa può essere accettata o non accettata, piace o non piace, è un altro discorso. Ma alle mie sollecitazioni, posso fare degli esempi, non credo sia il caso, alle mie sollecitazioni, quindi quando dico mie, intendo amministrazioni, che io parlo per noi, per conto dei miei colleghi dell'amministrazione, non di una persona, non ho trovato riscontro, nel senso che non vi ho visti protagonisti. Dalle cose che uno può ritenere più banali, che può essere, dico delle stupidaggini, la pista di pattinaggio piuttosto che altre iniziative come quello spettacolo che abbiamo fatto, eccetera. Ma voglio dire, se tu ricordi, come ricorderai sicuramente, il mio invito fu molto forte e molto pressante quando ci vedemmo al Salone del Museo, dove io vi invitavo e ripetevo la stessa cosa anche in quell'occasione, quando vi dissi: guardate che non c'è più il momento di... Le elezioni hanno un inizio e una fine, c'è uno che vince e uno che perde, questo accade in tutte le forme, tutte, non è la curata. Per cui c'è sempre un vincitore e un perdente. Poi c'è l'alternanza, che è diversa. L'alternanza significa che non è che noi abbiamo vinto le elezioni e fin quando il Padre Eterno ci dà vita noi staremo qui, ma non è proprio così. C'è l'alternanza, per cui c'è bisogno che il rapporto, il dialogo non si interrompa. Questo invito, io lo ricordo nonostante qualche anno in più, lo feci molto pressante in quella sede, ma se devo dirti onestamente di aver avuto una risposta a quelle mie sollecitazioni non c'è stata. Per cui se questo deve essere un punto a capo, io dico ok, accetto il punto a capo. E non necessariamente ci deve essere chi chiama e chi viene. Questo avviene a casa nostra, dove si invito e tu decidi se venire o non venire. Questa non è casa nostra, per cui non sempre a fronte di un incontro debba esserci un stimolo. Diverso sarebbe se viene, mamma mia, guarda, amico di noi, c'è lui perché ce lo dico, se lui viene con delle idee o delle proposte, noi le rigettiamo, insomma, sarebbe parlare in un certo modo e razzolare in un altro. Non è proprio così, credetemi. Per cui l'invito lo rinnovo. Se ritenete come gruppo di opposizione, la comunità non la cito perché credo che abbiano anche loro il dovere di entrare in questo discorso, ma venendo alla parte amministrativa, se ritenete veramente di dare un contributo, di partecipare, siamo aperti, assolutamente nessuna preclusione. Però adesso non vorrei farmi un dibattito, quindi... Volevo dire questo, Marco, per quanto riguarda il rifiuto, grazie a tutti.
spero che in futuro si possa avere delle provvedimenti per quanto riguarda la professione. Se andiamo a fare qualche lavoro, ci sono i bagni, se proprio riusciva a cambiare un prezzo. Abbiamo documentato, abbiamo le cose, ma noi abbiamo bisogno di recuperare probabilmente anche attraverso la scuola, per rispondere così. Prima che una volta si chiamava educazione civica, che l'abbiamo un po' persa. Il problema è che basterebbe solamente che le persone capiscano e non facciano le cose che non farebbero mai. È un'educazione che credo che da parte di scuola, perché noi non possiamo immaginare di fare un pompiere della situazione e dobbiamo fare un'operazione di educazione, ma non è un processo rapido, è un processo anche abbastanza lungo, perché io dico sempre che fare una strada la fai una struttura la fai, fare una liberazione la fai, cambiare la mentalità è un esercizio lungo che viene meglio a tutti i livelli. Voi avete fatto delle attività, però sistematicamente la gente ci ripassa. Allora, in questi casi ci sono due strade, o la gente la educhi o la gente la e allora, però poi rientra nel discorso della comunità. Noi dobbiamo farlo, evidentemente non abbiamo avuto molto tempo, perché alla fine della fiera è un anno e mezzo che cerchiamo di gestire questo progetto paese, e abbiamo tante cose da portare avanti, visto anche le esigenze dei membri dell'amministrazione civica, per cui i problemi sono tanti e sono non sono diminuiti rispetto a prima, il numero degli amministratori sono diminuiti. Per cui dividerci su tante tematiche non è proprio una cosa facile. Ma sicuramente la situazione, visto che abbiamo anche il percorso turistico, la situazione di presentare una comunità ordinata, felice, è un po' come quello che quando deve venire un ospite a casa fa le pulizie. Io non devo pulire perché ho invitato Michele a casa, io devo pulire per me stesso. Cioè il fatto che io prenda il mio sacchettino di notizie, di rifiuti e al primo posto che passo lo lancio dalla macchina, lo lascio lì, lì ci fai poco, se non quello di educare. Allora vogliamo impostare un discorso, ma vogliamo impostarlo cominciando dalle scuole. Il senso civico io l'ho letto in questo documento che abbiamo sottoposto, quando, perché probabilmente puoi leggere un documento, uno lo ascolta ma non formalizza. Quando ho detto di sostenere sugli obiettivi condivisi la partecipazione delle scuole a progetti mirati allo sviluppo dei diritti di cittadinanza attiva, cultura e senso civico, educazione alla legalità, salute e sicurezza. Cioè, dobbiamo cominciare dalle scuole, perché vedi, parliamoci, poi se voi avete un'idea, io per un momento l'accettiamo, che noi facciamo un'assemblea popolare dove spieghiamo che non è buona norma, non è educazione, andare a buttare il cestino non raggiunge il risultato, perché chi è abituato a buttare il cestino o il sacchetto, e la ricerca del colpevole non è la soluzione ricercata, perché la ricerca del colpevole non te la risolve, tu individui il colpevole ma non hai eliminato il reato, e allora bisogna che veramente si passi attraverso una educazione,
può essere utile il fatto di fare delle epoche con le carte, dire guardate, questo lo stiamo combinando, questo stiamo facendo, ma se a questo non lo abbiniamo a un percorso legato alla scuola, non parlo di scuola elementare, parlo di tutti gli istituti scolastici, difficilmente raggiungiamo il risultato. Cioè il mio auspicio è che non posso educare più il padre, sono i figli che devono educare i padri, siccome viaggio molto, lo vedo da tutte le parti, basta pigliare la macchina alla fine, parti io e te le trovi tutte le parti. Non ha nessun senso. Delle isole ecologiche dove le persone abbiano la possibilità di portare un divano o qualcosa. È chiaro che se non c'è questa possibilità, le persone logicamente sono costrette a portarlo dove ti carica. Cioè se ci fossero delle isole ecologiche ben definite, dove la gente sa che può prendere il televisore o il divano e poterlo portare o consegnare, insomma, credo che il problema non esisterebbe più. C'è. Il problema è che c'è, però si fa. La raccolta degli immigrati. No, io non parlo della raccolta degli immigrati, è una cosa diversa. Se a un certo punto, io personalmente, stasera torno a casa, no? Mi si è rotta la sedia e la devo buttare. Che faccio? Aspetto il martedì, insomma, che si passi dopo oppure quando il servizio che passa oltre dopo 3 giorni. Quindi la sera la metto in macchina e la porto in isola ecologica. Cioè, una cosa ovvia come si fanno da tutte le parti. Ma c'è il servizio. E dai, non voglio avere ragione. Io adesso, la settimana scorsa, ho cambiato 2 anni. Come preso i materassi. Non li ho presi, messi in macchina e buttati nel campo. Dove li ho portati? Niente, li ho lasciati lì, poi è passato il servizio e li ha portati via. Dove? Anziché io aspettare il servizio, no, che è una situazione, posso portare una linea? Posso portare? Ma non sono qualificati, posso buttare, una persona qualificata che deve verificare se quella cosa può essere messa in quell'arco o no, perché ci sono pure delle persone che non vanno buttati così. Appunto, ecco che quello che ho detto, cioè, tutti gli altri posti, ci stanno, sono qua, non esiste. Certificati cose, buttiamo un televisore con tutto quello che è. Quando stiamo parlando, ascoltami, quando stiamo parlando di rifiuti speciali, cioè perché davanti parte da pure il boccettino, quell'olio che la cucina, da dove riempire e. Discorso. Non vorrei adesso uscire dall'oggetto, se no credo che la gente. Allora, sicuramente ti garantisco a te e a Nicola che affronteremo la questione, ce ne faremo carico. Ma non, ripeto, cercando il colpevole, non lo so, ma cercando di trovare delle soluzioni che mettono nelle condizioni la gente di avere un servizio. Sì, certo. Poi un'altra cosa, per quanto tu parlavi prima di emergenza sanitaria, giusto? Come progetto di massimo, quando hai spiegato, se ho capito bene, non si può pensare per un attimo, per i 25 che ci sono, no? Creare un eliporto per ogni periodo affinché insomma, un servizio di emergenza possa essere superato sia dalla viabilità che nello stesso tempo dalle intemperie e tutto quanto è messo. Cioè non so se ne sono idea, cioè creare per ogni paese un piccolo eliporto che costerà penso una sciocchezza insomma, perché poi l'eliporto è una cosa solo quando 10 metri e 20 che sarà, per ogni paese è da assicurare il servizio ad un certo punto per le grosse emergenze. Questo è il certo, concettualmente. Quindi anziché non so pensare, sì è chiaro, la cosa più importante è la strada, la viabilità, ma io parlo soltanto esclusivamente per le emergenze secondarie. Non so, quando gli arriva l'infarto è inutile insomma che sono venuto l'ambulanza compagnia bella, ma bisogna fare la guardia, o ad Avellino, ma nel caso fino a là è già morto. Questo è non tenete qua. Va bene, Chiama chi è responsabile della protezione civile qua.
gente, guardi mai il potente. La seconda cosa è riguarda proprio la cosa che diceva la maggiore vigilanza rispetto ai rifiuti che vengono spostati per il territorio. Io ricordo che molto tempo fa, a quale estate, ho predisposto un, diciamo, una forma di statuto che ho sottoposto a un vostro rappresentante che mi doveva sapere se andava bene per voi o meno, perché una volta avuto la conferma e mi si portava in consiglio comunale, quindi si andava in forma operativa. Sta cosa da agosto non mi è stata ancora data nessuna risposta, per cui non si può dire che l'amministrazione non si sia interessata. L'amministrazione ha predisposto un documento e aspetto una risposta dalla parte dalla riguardo ambientale per vedere se quella cosa che è stata predisposta va bene per voi, perché in effetti la potete dare anche vostra. Se va bene per voi, non vi ricordate il consiglio comunale, voi tenete qualche accorgimento da inserire, qualche cosa da inserire, così dica, e noi facciamo di fortuna giustamente. Però ripeto, da agosto aspetto una risposta perché non sono proprio questo discorso. Io ho dato al vostro rappresentante, ad oggi non ha detto ancora niente. Sentiamoci. 2-0. Niente, io dico che da un po' di tempo a questa parte, almeno vorrei sapere in questo paese, questo non si dica di migliore, ma da tanti anni, di che fatto dobbiamo morire? Sia per l'immondizia, perché l'immondizia non è solo quella del cittadino, l'immondizia è anche quella che fa l'amministratore. Non si deve attaccare, non è una cosa diretta a voi, eh. Io vado in generale, una cosa in generale che viene dal vecchio, non è che viene da una cosa del genere. La comunità si agisce anche in base a come viene preso in considerazione e a quello che fa l'amministratore. Se l'amministratore si invischia e fa solo i compiti suoi, è normale che il cittadino fa solo i compiti suoi, e questo è su tutto, sull'immondizia. L'immondizia non è solo quella visiva, la busta, la carta, l'Ethernet. L'immondizia è ovunque, come ci perdono un paese, già dagli amministratori. Attualmente io voglio fare solo un caso, l'eolico. C'è chi l'eolico non va bene, e c'è chi nell'eolico è immondizio. Quindi non è una discussione. Quindi che ma fa questo paese? Ci manda i bus, ci manda la valigia. Io voglio sapere che fine ma fa, e basta, perché sono tanti anni, chi viene a me, chi viene a me, chi viene a me. Cioè chiunque viene a fare l'amministratore, ognuno viene a una via diversa. Cioè, ma in un punto di situazione specifica, se vuole abitare questo paese, non può. E mi auguro che dietro a questa situazione qua, quello che abbiamo parlato prima adesso, non sia solo fonte di fondi per alcuni. Perché sia c'è per fare, c'è la luce, solo perché la abbiamo noi, non lo sa, non lo fa te. Cioè le idee, le tue poste, tutto quello che vuoi, andate nella casa e andate nel resto del corpo. Però fino a qua qualcosa sono fatto solo perché sarebbe stato un po' di cose. Sarebbe stato un po' di soldi, posso stare abbandonato. E quindi io attualmente, come fino a morte, già ci va. Se ci dà di lui qualcosa, la gente di soldi. Vabbè, allora io chiuderei. L'eolico, solo per darvi informazione anche a chi è nato, fanno. Sì, ma non ho capito. Allora, l'eolico faremo una assemblea a parte, perché anche sull'eolico ci sono delle disinformazioni spaventose sulle competenze, sull'amministrazione, eccetera, eccetera. Non c'è informazione. Per cui ne faremo un argomento ad hoc dove vi spiegheremo qual è il percorso dell'eolico. Così almeno la comunità comprende qual è la situazione. Da fonti certe e non da sedimenti.
su dove andiamo, sull'ultima parte tua ho capito, ma credo di averla esplicitata. Non ci aspettiamo, ho detto, interventi a pioggia o premianti per alcuni comuni sì e alcuni comuni no. Qui il progetto, i progetti che si svilupperanno e che saranno finanziati o interessano il territorio oppure non hanno nessun senso. Quindi le famose cattedrali, l'ho detto prima nel deserto, non si faranno più. Dove andiamo? Beh, noi come amministrazione andiamo chiaro. Non possiamo fare, parlo di questa amministrazione, anche se tu non ti riferivi a questa amministrazione, ma a un percorso molto più generale. Abbiamo le idee chiare su dove andare. Il problema è il fatto del tempo. Parlavamo qualche sera fa in una riunione qua sul comune, dove io ho esplicitato la mia visione e ho motivato anche la motivazione per cui ho accettato di fare il sindaco. Io ho la visione, so qual è il punto di arrivo. Per farlo non ci vuole un anno e mezzo, ci vogliono, io dico, 5 anni. Ma non perché 5 anni sia legato alla fine di un percorso amministrativo. Non lo leggo a quello, lo leggo a un fatto di percorso. Probabilmente fra 3-4 anni vedremo la comunità cambiata. La sfida è cambiare la mentalità. Sono piccoli passi, voi non li vedete perché non li sentite come processi. E dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, accadranno dei cambiamenti. È normale che l'amministrazione non venga a insegnare niente a nessuno, noi non siamo abilitati a fare i professori, siamo abilitati a facilitare un percorso, ma ti garantisco che il percorso è molto molto chiaro. Quindi vi ringrazio di essere venuti qua stasera e speriamo di farcela. Grazie.